Sono qui a fare la condivisione numero 10 per condividere con voi l'esperienza che ho avuto e sto avendo al movimento 9 dicembre ai banchetti di protesta, ai presidi di protesta, in questo caso a Fano. Niente, mi sono reso conto che le persone stanno molto peggio di prima e questo le spinge a protestare. Ci sono persone molto diverse a questi presidi, veramente varie. Credo che sia veramente il dolore che le porta a protestare. Tutti sono uniti da un desiderio di mandarli a casa tutti di protesta. Io credo però che si debba anche fare delle proposte e vi faccio la mia personale, chiaramente non del Movimento 9 dicembre, ma mia di Ermanno Cavallini. Io credo che una soluzione potrebbe essere quella di applicare quello che io chiamo il capitalismo a doppia valvola di sicurezza, e cioè un capitalismo che abbia verso il basso un'integrazione al reddito minimo da dare a tutti i cittadini, condizionata ai lavori socialmente utili, naturalmente, una ricerca attiva del lavoro vera, verificata, e comunque basso, diciamo, in modo da dare la spinta a non stare, insomma, a dormire sugli allori, ecco, questo è importante. Credo anche però che ci debba essere una seconda valvola di sicurezza verso l'alto per limitare gli eccessi di ricchezza estrema. L'importante è che in questa proposta si leghi la ricchezza minima con quella massima in un rapporto, diciamo, di 1 a 30. Tanto più i ricchi, quindi la classe dirigente, saprà far meglio il suo lavoro e farà star meglio i più poveri, tanto più potrà essere più ricca lei. L'idea è che per ogni euro in più che hanno i più poveri, i ricchi potranno essere 30 volte tanto più ricchi. E quindi si crea una specie di meccanismo di premio di produzione della classe dirigente. Ma non vi voglio annoiare con una teoria che in realtà è molto più vasta e complessa. Per ora vi voglio dare i miei migliori auguri di Buon Natale e vi prego di guardarvi le foto che metterò ora, subito dopo questo video, dell'esperienza mia e di altri del banchetto di Fano del Movimento 9 dicembre. Vi ringrazio e vi auguro buon Natale. Grazie.